Confronto sul calcio femminile con le protagoniste in campo, le calciatrici e le protagoniste del racconto, giornaliste che danno voce all'intero movimento attraverso le loro telecronache e reportage. Iniziativa in vista di Italia-Inghilterra, in programma allo stadio Maradona giovedì prossimo con il titolo Il calcio rosa da scommessa a realtà. Il presidente della Lega Nazionale Dilettanti della FIGC Campania, Carmine Zigarelli. Parte da una base importante in Campania con una grande eccellenza, un settore giovanile con under 15 e under 17. Ci auguriamo che i numeri aumentino sempre di più, si sta lavorando bene perché si lavora soprattutto dal settore giovanile, dalle più piccine. Per crescere c'è bisogno di una base anche per arrivare a quella che è poi una Serie C, che è di competenza della Lega Nazionale Dilettanti, per poi andare in Serie B e in Serie A. In una sala gremita dell'hotel Gold Tower Lifestyle, le calciatrici delle squadre campane e i dirigenti delle società impegnate nei vari campionati. Tra di loro Giulia Ferrandi, esperienza in squadra inglese e oggi nel Napoli femminile. L'esperienza Napoli per me è unica, è tatuata sulla pelle e stiamo lavorando per qualcosa di unico e di riportare questa squadra dove merita. L'iniziativa moderata dalla giornalista Sabrina Uccello è stata aperta dai saluti del presidente nazionale dell'USSI Gianfranco Coppola. Nell'occasione è stato anche presentato il libro di Katia Serra, ex azzurra, oggi voce tecnica della RAI, autrice di Una vita in fuorigioco. Conto la mia mamma che mi ha messo alla luce troppo presto, altrimenti forse oggi vedrei e giocherei in un pallone molto più organizzato di quello che invece da pioniera trovai e che piano piano ho cercato anche di contribuire a migliorare. Di particolare interesse le esperienze del racconto dello sport dell'inviata RAI Simona Rolandi. Ci sono molte differenze dal punto di vista del commento tecnico, ma non dal punto di vista della passione. Devo dire che commentare il calcio femminile è una scoperta quotidiana e di giorno in giorno, di partita in partita, perché inevitabilmente anche per questioni anagrafiche, anche per questioni di tempi, lo conosciamo meno rispetto al calcio maschile, però i progressi fatti dal calcio in rosa sono progressi importanti.